a tale quale con la prima cosa bella, Malika Ayane. Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non lo so suonare, ma suono per te. I prati sono in fiore, profumi anche. Cantare tutti. Grazie. Brava. Guarda, guarda Dada. Ora si è commossa Dada adesso. Allora, Giorgio, che dici? Allora, sempre più bravi questi concorrenti. Sarà un macello stasera decidere. Ve l'ho detto. Chi rimane, chi va via. Ci mancherete tutti perché siete stati veramente. Poi vi preparate. C'è stata un po' la prima cosa bella che ho visto. Poi dal livornese. C'è il sindaco di Livorno stasera che ci è venuto a trovare, probabilmente per questo ha voluto fare la prima cosa bella. C'è il sindaco di Livorno, allora è la prima cosa bella. Poi è partita con l'asma. Ha fatto detto che pensavo io si sente male, hai sentito siamo un po' spaventati, però poi piano piano sei entrata nel personaggio e hai fatto un'ottima Malika Ayane. Molto bene, Loretta. Anche a me sei piaciuta tanto e nonostante tu l'abbia fatto rispettando, come facciamo sempre qui a tale quale, il personaggio che si imita, sei riuscita a metterci anche un qualcosa che mi ha fatto sorridere. Un pizzico di ironia che mi ha dato gioia. E volevo fare i complimenti per il trucco e per il vestito. Sì, sì. Curato così nei ricostruito esattamente. Veramente, molto... Vincenzo. Sì, anche secondo me. No, il più cattivo sono io, giusto? No, guarda, ti dicevo, la stessa cosa che ha detto Giorgio. All'inizio forse l'emozione... poi sei cresciuta, secondo me anche hai beccato bene. Perché è difficilissima sta versione jazzata di questa canzone. Perché è molto diversa da quella originale. Quando va su, esatto, sei riuscita. Come Giorgio voleva, la voce scura. No, dicevo, dice sempre le cose che dico io, non mi sembra giusto, carino. No, ma a proposito, faccio un commento, lui a proposito di Giorgio, vorrei dire ai concorrenti che non riesco, insomma, non rimarranno in competizione, ma la gioia di non rivedere tutti i mercoledì a Panariella, ma
Ma io dico, voi dovete fare questa canzone a Nina e Iris, come Nicola Bari ha fatto alla sua bambina. Nina e Iris. Fatemi capire che non ho capito niente. Che hai detto? Vorrei dedicare questa canzone a Nina e Iris, che sono le mie bambine. Le tue bimbe! Come Nicola Di Bari ha fatto alla sua figlia. Le prime cose belle che hai fatto, vai.